Ma salve a tutti ragazzi e buona domenica per questo secondo appuntamento delle quattro chiacchiere domenicali, che non so se si chiamerà ancora così, per il momento mettiamo titoli random, ma poi vediamo se la rubrica proseguirà, se vi garberà o meno. Il primo episodio è stato abbastanza positivo, diciamo che vi è garbata l'idea, poi naturalmente l'andremo a affinare pian piano con il tempo. Comunque questa settimana abbiamo iniziato Resident Evil 2 Remake, che vi consiglio assolutamente, sia se lo volete comprare, non per forza dovete seguire la serie, però come gioco ve lo consiglio assolutamente perché mi sta piacendo veramente veramente tanto. Naturalmente potete trovare la serie sul canale e è uscito anche il secondo episodio di Life is Strange 2, che ancora non abbiamo portato, però ragazzi abbiate un attimino di pazienza perché abbiamo tantissime serie in corso sul canale, quindi vi rispondo anche adesso con queste quattro chiacchiere. Faremo anche alcuni titoli che sono appena usciti, nel senso dobbiamo fare ancora la seconda parte del primo DLC di Assassin's Creed Odyssey, la faremo in live appena possibile. Faremo, come detto, il secondo episodio di Life is Strange 2, però datemi un attimino di tempo perché non voglio caricare troppo il canale di troppe serie, perché altrimenti non riuscite né voi a seguirle né io a farle tutte quante in contemporanea. Tra l'altro questa settimana ci sono stati anche diversi problemi di YouTube. Per i video ragazzi controllate sempre le playlist, attivate anche la campanellina che vi dovrebbero arrivare le notifiche, però allo stesso tempo controllate magari quotidianamente il canale, ma soprattutto andate a vedere anche le playlist, perché questa settimana YouTube ha deciso, a parte che mercoledì, nella giornata di mercoledì, i video postati non venivano proprio visti, non solo non arrivava il feed ma proprio non si vedevano i video. Infatti mercoledì avevo iniziato una nuova serie e il video dopo un'ora era a zero visualizzazioni, nessuno gli era arrivato il feed, se andavo nella home del mio canale non c'era e quindi l'ho cancellato, e adesso questa nuova serie slitta un attimino a data da destinarsi, perché come detto con tutte queste altre cose che dobbiamo fare ci vorrà un po' per recuperarla, però è lì, la faremo, perché è un titolo molto ma molto infognante. Quindi come detto andate sul canale, controllate le playlist perché non si sa che cosa sta combinando YouTube, però sicuramente i problemi continuano. Un'altra cosa che vi dico collegata a questa, ragazzi, se potete voi supportate sempre le serie con like e condivisioni, anche per il fatto che YouTube, per quanto riguarda i like o la vostra attività sul canale, i feed ve li manda anche se vede che siete partecipi, se commentate, se lasciate un like, perché se il loro sistema, nel senso un po' come Facebook alla fine, se voi vedete un video e non fate niente, né mettete like né mettete dislike né commentate, il sistema di YouTube pensa ok, non gli ha fatto né caldo né freddo sto video, magari 1, 2, 3 dello stesso canale, allora se non interagisce con i video significa che non gli interessa e quindi non vi manda più i feed. Quindi mi raccomando, siate sportiveggianti e interattivi per questi video. Quindi come detto, serie uscite sul canale, altre le recupereremo prossimamente. Per quanto riguarda le prossime uscite, vi rispondo a tutti quelli che mi stanno chiedendo Kingdom Hearts 3. Ragazzi, io la serie Kingdom Hearts non l'ho mai giocata, quindi penso proprio di non giocarlo e non portarlo sul canale questo Kingdom Hearts 3. Mi dispiace per quelli che magari volevano la serie, però non me la sento di aggiungere un gioco che non conosco minimamente, nel senso ci sono tanti giochi che magari non conosco e porto, però questo Kingdom Hearts 3 so che è atteso da molti, ma io, non essendo un fan della serie, penso che skipperò, anche perché con tutti i titoli in uscita, se no me devo vendere un rene. E siccome i titoli non sono mai abbastanza, mi è arrivato, ma un po' in ritardo, questo qui. Allora, questo Super Mario ve lo volevo portare al day one, però per qualche problema di spedizione mi è arrivato solo 2 o 3 giorni fa, e quindi adesso prossimamente mi piacerebbe proporvi qualche video. Voi fatemi sapere la vostra, perché come detto titoli Nintendo, se non ci sono segnalazioni per copyright non lo so come funziona adesso, vabbè, una storia abbastanza lunga, ne abbiamo parlato spesso anche su Twitch, seguitemi su Twitch, e mi piacerebbe portarvi qualche episodio di questo Super Mario. Sono una pippa clamorosa e moriremo tanto, ma lasciate fare, fatemi sapere se vi può interessare, io qualche video lo porto, poi se vedo che vi garba ci spondiamo a Super Mario e moriamo male, questo è poco ma sicuro. Altra cosa che vi volevo dire per quanto riguarda le live, come vi dicevo vi sto mettendo il calendario magari anche adesso qui sopra o da qualche parte, il calendario delle live settimanali. Se andate nella home di Twitch, se scrollate sotto c'è anche la programmazione della settimana in corso, quindi
Vi dico che probabilmente ci vedremo questa settimana qualche giorno in meno, perché la settimana che viene per 2 o 3 giorni sarò a Milano per un evento di cui parleremo più avanti, magari anche nelle prossime chiacchiere nella domenica prossima. Vado, comunque vi metto il calendario, ma come sempre seguitemi anche su Instagram perché è lì che vi aggiorno della situazione. Altri video particolari che sto preparando per la prossima settimana, spero di riuscire la prossima settimana. L'altra volta ho lasciato l'hashtagino mini setupini e vi è garbato i mini setupini, quindi vi sto preparando un mini setupino tra virgolette molto sportiveggiante. Siccome ho diverse cose da combinare, da poter utilizzare, vi sto preparando una cosa del genere, quindi restate sintonizzati. Ci saranno anche dei mini video dedicati a qualche mini recensione, qualche cosa di attrezzatura che utilizzo, se vi può interessare, e ho qualcosina appunto che spacchetterò insieme a voi da utilizzare questo setupino. Ma un'altra cosa che invece ho da spacchettare ve la faccio vedere adesso. Come ben sapete, stiamo giocando a Red Dead Redemption 2, lo stiamo facendo su Twitch, poi ve lo riporto anche qui sul canale. Il gioco mi sta piacendo veramente tanto, mi raccomando non fate spoiler in generale. E quindi, signori, vista la bellezza del titolo, ho deciso di omaggiare questo grande titolozzo acquistando la Limited Edition. Provo a farvelo vedere un attimino così, molto velocemente. Guarda qua che figata. Metallo metallo, il lucchettino, bandana, mappa del tesoro. Questo, signori, è bellissimo. Il catalogo dell'Emporio. Questo, signori, è spettacolare. Poi c'è questo qui, fighissimo, anche questa moneta col bufalozzo, il puzzle della città di Saint-Denis, un po' di spillette con le varie armi, le carte da poker con i vari personaggi anche, e le carte delle sigarette, che sono anche collezionabili all'interno del gioco e sono fighissime, sono quelle che troviamo in game. E il tutto, come detto, in questa cassettina di sicurezza fighissima. Seguitemi su Instagram che queste cose ve le spoilerò prima. Passiamo alla fase della risposta alle vostre domande, che come sempre vi faccio su Instagram. Allora, anche questa volta ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto non domande ma complimenti per il canale, grazie mille. Come sempre, le domande a cui potete trovare una risposta in modo semplice o googlando, vedendo il canale, non rispondo qua, se no non ha senso. Ah, altra cosa che una domanda mi ha fatto ricordare riguardo Anthem: avevo scaricato la demo però ieri non sono riuscito a provarla, quindi non so se riesco a provarla nella giornata di oggi e magari ve la porto domani o nei prossimi giorni. Mario mi chiede: perché ho iniziato a fare video su YouTube? Allora, io ho iniziato praticamente 6-7 anni fa a far video per la voglia di condividere questa passione con altre persone, perché c'è in ogni persona che, diciamo, ha una passione, la voglia di condividerla, di chiacchierare con altre persone che hanno la sua stessa passione, che si tratti di musica, che si tratti di un gruppo musicale, che si tratti di lettura, di cinema, di qualunque cosa, di giardinaggio, falegnameria. Il bello è anche poter condividere la propria passione con altre persone, e YouTube è stato un mezzo molto importante, è stato un mezzo, diciamo, che raccoglie molte persone e lo riesce a fare in modo immediato. Prima di fare YouTube magari frequentavo i forum di videogiochi, dove anche lì era un luogo di ritrovo per appassionati di videogiochi, come detto, ognuno ha le proprie passioni. E lì si discuteva, si aspettava l'uscita di un titolo, una volta uscito con gli altri ragazzi si scriveva appunto sul forum cosa ne pensavano, cosa ti era piaciuto della fase iniziale, avevi fatto questo, eri arrivato là, quindi si chiacchierava un po' per raccogliere appunto persone che magari sono distanti tra loro, perché non sempre magari nella propria cerchia di amici ci sono appassionati della stessa cosa, e quindi non sempre riesci a sfogare la tua voglia di chiacchierare di quello di cui ti piace con le persone che hai vicino. Quindi ho intrapreso questo test, e quindi alla fine la voglia di condivisione che persiste ancora oggi, direi. Marco mi dice: volante buon rapporto qualità prezzo per poter giocare a Formula 1 per PC spendendo massimo 80-90 euro. No, non te lo consiglio, per il semplice fatto che un volante a 80-90 euro al 90% fa cagare, non per qualcosa, però sono periferiche abbastanza complicate. Basti pensare che un pad per PS4, Xbox 360 costa già 70 euro, quindi un volante con tutto ciò che ne
compone tutta la componentistica per 80-90 euro, sono giocattolini di plastica con i quali non ti divertiresti mai. Quindi a quel punto non è perché uno dice di far spendere soldi, ma perché ho provato diversi volanti e un volante, secondo me, per avere il suo senso, nel senso, una persona compra un volante per avere un feedback migliore, per divertirsi rispetto ad un pad, come se stessi guidando un'auto, magari non come nella realtà naturalmente, però per simulare quell'aspetto. Un volante di bassa qualità non riuscirebbe, anzi ti darebbe delle sensazioni peggiori di quelle che ti può dare un pad, quindi rimarresti, secondo me, anche traumatizzato dall'utilizzare un volante del genere. Quindi la cosa che consiglio, così come ho fatto io da appassionato, io ho comprato un volante dopo anni e anni di attesa, vi consiglio sempre di mettete dei soldi da parte e poi, nel caso, acquistate qualcosa per cui valga la pena spendere quei soldi, perché è lo stesso discorso che si può fare magari con una persona che ti chiede: mi consigli un PC da gaming da 200 euro? No, perché lo potresti anche fare, ma è una cagata, quindi poi non ci giocheresti bene. La stessa cosa vale per il volante. Non chi più spende meno spende, ma a quel punto sì, perché un volante di quella fascia, ti dico, la prima partita lo butteresti via. Comunque, riguardo ai volanti, aspettate perché ne parleremo a breve. Roberto poi mi chiede se farò una recensione sui nuovi portatili con schede video RTX. Non lo so, nel senso che dipende se mi presteranno, diciamo, un portatile che monta una RTX, perché, come detto, molte recensioni che vi porto sul canale sono di oggetti che magari mi danno in prova per, appunto, provarli e farci un video, provarli per conto mio, fare delle recensioni. Quindi se qualcuno me lo presterà per provarlo e testarlo, sì. Ringrazio Virgilio per l'invito al suo ristorante, non mai dire mai, mai dire mai. Daro, invece, se qualcuno volesse mandarti qualche regalo, come potrebbe fare? No, al momento, cioè, vi ringrazio, non per qualcosa, ma non ho una casella postale o cose del genere per il momento, quindi... Grazie per il pensiero, anche Dario. Diversi di voi mi chiedevano se farò delle collaborazioni con altri youtuber, me l'avete chiesto in tanti. Non è una cosa che escludo a priori, dipende dal tipo di collaborazione, dipende dalla persona con cui collaborare, perché io la collaborazione la vedo come un prima di tutto un rapporto di stima tra le persone che fanno il contenuto. Una collaborazione non la vedo come un modo per fare più iscritti, cioè collaborare tra persone solo ed esclusivamente per farsi pubblicità a vicenda, ma semplicemente per creare un contenuto magari di persone che hanno qualcosa in comune, per forza di cose, perché altrimenti non avrebbe senso una collaborazione tra persone che magari non hanno gli stessi gusti, non la pensano allo stesso modo, ma solamente per fare pubblicità a vicenda ai canali. In quel caso è una collaborazione che, secondo me, non ha motivo di esistere. Una collaborazione prima di tutto deve nascere dalla stima reciproca, dal rispetto e anche dalla condivisione magari di qualcosa in comune da poter far confluire in un progetto, che può essere un video, può essere una serie, può essere anche una collaborazione magari di un videomaker con un musicista, un videogiocatore con un musicista, un videogiocatore con uno scrittore, per forza non deve essere dello stesso campo, per dire. Comunque, mai dire mai, mai dire mai. Andrea poi mi chiede: secondo te com'è cambiato il modo di fare YouTube da quando hai cominciato ad oggi? Allora, anche questa è una domanda abbastanza complessa. Dipende se intendi come è cambiato il modo di fare YouTube per quanto mi riguarda, o in generale, magari in generale come vedo che è cambiata la piattaforma. I cambiamenti ci sono, perché, come ho detto prima, io ho iniziato per condividere una passione e vedevo che molte persone lo facevano, erano persone che condividevano la propria passione, lo facevano a modo loro. Andando avanti con il tempo, vedo che molto spesso mi capita di imbattermi in alcuni contenuti che, onestamente, non so se chi li ha realizzati lo faccia effettivamente perché gli piace fare una cosa del genere, o perché YouTube è diventata una piattaforma per, tra virgolette, mettersi in mostra, una piattaforma per cercare il successo, una piattaforma per voler, non lo so, anche far soldi, realizzare qualcosa, non lo so. E anche sotto questo aspetto c'è da dire che cioè, io non lo dico in modo critico, in modo positivo, perché, come detto, ogni persona è libera di fare ciò che vuole, l'ho sempre detto sul canale, la prima cosa che dico, io faccio quello che piace a me.
Chi vuole seguire quello che faccio per come lo faccio, bene, se non vi piace ci sono milioni di canali, nessuno vi obbliga a guardare quello che faccio io. Allo stesso tempo una persona può realizzare un contenuto anche solo e semplicemente per un fine tra virgolette commerciale, nel senso un fine di fare tante visual, fare successo, fare qualcosa che magari non sia non nelle sue corde, non lo so, io personalmente non lo condivido. Cioè io, come sapete chi mi segue sul canale, ho sempre cercato di fare e fatto quello che prima di tutto piace a me. È naturale che poi alla fine il risultato, se un contenuto che a te piace lo guardano più persone rispetto a un altro contenuto, ti fa più piacere, questo è innegabile. Però fare un contenuto di cui magari tu non sei convinto, però sai che o va di moda o piace o attira orde di ragazzini eccetera eccetera, farlo solo per quello, si perde quella che era la genuinità di questa piattaforma. Si può additare, si può fare una colpa a queste persone che magari fanno così, ai creatori di contenuti che fanno così, non lo so. Io dico semplicemente che è una cosa che non farei, è una cosa che non condivido, però pure loro, giustamente, ognuno fa il suo. Se fai quello, hai successo, ti piace quello che poi realizzi, insomma, ognuno fa come cazzo gli pare. Magari alcuni canali che hanno, tra virgolette, forzatamente forse cambiato la tipologia o quello che si va a fare, perché naturalmente un cambiamento c'è, il cambiamento nell'arco del tempo è, penso, insito in ogni canale, in ogni creatore di contenuto, perché una cosa che voi dovete sempre tenere a mente è che non state guardando un programma televisivo, non state guardando una puntata di... che ne so, vi dico la corrida era quella, che poi la faceva Corrado o la faceva Gerry Scotti, lo standard era quello. Voi state seguendo delle persone che nell'arco del tempo cambiano, nell'arco del tempo crescono, maturano, cambiano i propri interessi, fanno delle proprie scelte, dei cambiamenti. È quello che dovete ben tenere a mente, che dei cambiamenti ci possono essere, li potete condividere o meno, ma in ogni caso è normale, è così, non è, come detto, una stampa di un programma televisivo. Voi non pagate un abbonamento per vedere una serie TV e poi di punto in bianco quella serie TV diventa un cartone animato dei Polly Pocket e dite che cazzo è successo. Sta seguendo una persona che può avere i suoi cambiamenti, può fare i suoi esperimenti, può fare le variazioni nell'arco del suo percorso. Quello che mi dispiace è magari vedere alcuni cambiamenti che vengono fatti in modo un po' strano, nel senso, una persona magari inizia a far video, che ne so, 5-10 anni fa, ha una certa età e fa un determinato tipo di contenuti. Passano 10 anni e il contenuto è come se fosse tornato indietro, cioè magari parti che fai contenuti per persone, che ne so, di 20 anni, passano 10 anni, tu arrivi a 30 anni, rivai a vedere i contenuti e sembra che fai contenuti per bambini di 5 anni, per quanto sono, non lo so, superficiali o... non lo so, ragazzi, queste, è come sempre, sono opinioni personali. Voi, come detto, fatemi sempre sapere la vostra, perché, vi ripeto, questo canale e la mia intenzione è quella di condividere la mia passione con voi, parlare, chiacchierare in modo tranquillo, liberamente. La mia opinione è un'opinione ed è mia, la vostra può essere completamente diversa. Non è che ci dobbiamo scannare e dire no, sei uno stronzo perché la pensi così. Possiamo dire tu pensi X, io penso Y, ci stringiamo la mano e chiacchieriamo ugualmente, ci scambiamo le nostre opinioni. Mi piacerebbe che lo facciate anche tra di voi, senza scannarvi, perché siamo qui per condividere, che poi possano essere stesse opinioni o diverse. Sti cazzi. Ma siccome oggi ci siamo dilungati tanto, concludo con la risposta a diverse. Allora, a parte che vi ringrazio tutti per le mille domande, pian piano, ragazzi, cercheremo di rispondere, faremo sempre questa cosa domenicale, se vi garba naturalmente. Tutti quelli che mi chiedevano come sta la retta, visto che settimana scorsa ci eravamo lasciati con la retta con la sua tracheite, la retta sta molto bene, si è ripresa. Eccola qui la retta, sta bene, la retina. Va bene, salutiamo anche questa domenica con la retta, ragazzi, noi ci vediamo eventualmente settimana prossima, se ve garba. La retta, a te ti garba le quattro chiacchiere domenicali? Molto superbiosa la retta, molto superbiosa. Vi farò sempre il post su Instagram per quanto riguarda le domande. Mi raccomando, seguitemi lì su Twitch, trovate il calendario. Vabbè, ci si vede, buona domenica.